pure se sono uno abbastanza freddo fuori, ma dentro di me c'era un battito enorme che non so, non è possibile dimenticarlo. Quelli che si ricordano, quelli che hanno vissuto, diciamo, tutti i bergamaschi, tutti i tifosi dell'Atalanta, perché quello che abbiamo vissuto noi, diciamo, tutti insieme, non si poteva immaginare nessuno. E quello sono le cose che ti rimangono dentro, che sognavo da bambino, e posso solo ringraziare tutti quanti che sono stati vicino a me, a tutti quanti i ragazzi, a tutti che lavorano dentro l'Atalanta. Una parte positiva, una parte negativa è quella di Valencia, soprattutto perché era un momento veramente particolare, perché tutti sappiamo quello che è successo. Però dall'altra parte vivere queste partite, diciamo, non è da tutti, perché tutto quello che abbiamo meritato tutti quanti. Atalanta ha dimostrato tutti gli anni che ci merita stare lì. E io gli auguro che possano tornare a quel livello lì. È un pezzo bellissimo, insomma, del nostro periodo, della nostra storia, quindi gli posso augurare il massimo. Spero che possa, gli ho detto anche lui, spero che possa ancora giocare un pochino, che magari a casa sua o da qualche altra parte, e poi inizierà una nuova vita. Mi ha detto vuol fare l'allenatore, va bene, ho detto allora ti aspetto, ti lascio poi lo scettro. Come una battuta, però sinceramente non ci penso ancora, ma uno degli obiettivi è fare patentino per allenatore, però ho ancora voglia di giocare, voglio dare ancora tanto a questo calcio, perché diciamo che so che posso aiutare anche quelli giovani che stanno arrivando e di capire che vuol dire essere giocatore. Thank you.
grazie, 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 graz